Ciao ciao ragazzi, ben ritrovati sul canale del Dejo, eccoci qui con un nuovo titolo. Siamo con MotoGP 18 e anche quest'anno vado a provare appunto il titolo. Intanto entriamo subito all'interno del menu, vediamo un po' com'è si presenta, poi magari andrò ad eliminare le varie musiche come questa qui per evitare problemi di copyright. Ok, partenze ancora più emozionanti. Con rilascio della frizione, una nuova carriera allo sviluppo della moto. Vuoi giocare tutorial? Giochiamo al tutorial, vediamo com'è questo tutorial. Allora, tutorial base. Tanto vediamo, completa questo tutorial per migliorare le tue abilità di pilota ed essere sempre più veloce in pista. Con un po' di allenamento sarai in grado di affrontare la sfida per diventare il nuovo campione del mondo della MotoGP. Il livello base si concentra sul concetto di velocità di percorrenza e prevede il modello di guida standard. Ok, vabbè, ragazzi, niente. Quindi questo qui è più o meno il riassunto di quello che deve essere appunto il percorso in MotoGP. Io vi dico la verità, sono un po' scarso qui, l'avevo già detto con MotoGP 17, avevo fatto qualche video 4-5 se non sbaglio, poi l'avevo abbandonato perché veramente non mi piaceva molto il titolo. Ma vediamo un pochettino com'è. Allora, intanto voglio vedere se riesco a utilizzare il joypad, cosa che faticavo a fare. Praticamente mi andava un po' a scatti quando lo utilizzavo. Andiamo un pochettino larghi, perdiamo sicuramente il punto di corda. Devo prendere un po' la mano, ragazzi, ve lo dico. Occhio qua, andiamo sull'erba. Andiamo aperto lo stesso. Ok, qua ci sono gli aiuti. Poi magari, ragazzi, quando andrò a migliorare un pochettino, a capire un pochettino di più i tracciati, dovrò eliminare anche questi aiuti. Attenzione qui. Ok, qua c'è il test di velocità lì a sinistra. Attenzione. Ok. Sicuramente meglio del 2017. Occhio qua, occhio. Rischio. Ok, vediamo qui se riusciamo a fare la curva pulita, sempre distante dalla corda. Ok. Anche qui, distante dalla corda, occhio a chiudere un pochettino di più ora. Bene, bene, bene. Sì, sicuramente i controlli sono migliori, anche se vedete, devo fare alcuni movimenti a scatti. Occhio qua. Forse sono io che non sono molto pratico col joypad, abituato di solito al volante, però mi sembra un po' più fluido come gioco al momento. Ok ragazzi, eccoci qui, siamo nel menu iniziale di MotoGP 18 e visibilmente diverso da quello che era nel 2017. Andiamo a vedere allora la carriera, che ovviamente è la carriera classica. Poi c'è modalità veloci, Grand Prix, prova tempo, campionato, tutorial, ok, multigiocatore. Bene, anche questo qui magari andremo a vederlo. MotoGP Sport Championship, questo dovrebbe essere, se non sbaglio, il campionato appunto nelle vesti di un pilota ufficiale. MotoGP ED, che è quello che appunto riassume quello che siamo noi e che abbiamo fatto all'interno del gioco. Poi personalizza pilota, opzioni e via via. Allora, andiamo a fare subito la carriera. Poi magari, ragazzi, ditemi anche la vostra. Non so se qui lasciamo tutto così. L'ho già configurato più o meno il nostro giocatore qui. Lasciamo qualifica e gara, per ora difficoltà lasciamo una media 60%, anche perché io sono veramente veramente scarso. Qui regolamento ufficiale, direi di lasciare tutto quanto così. Ok, livello di simulazione fisica normale. Qui aiuto fuori pista disattivo, in carena automatico lo lasciamo attivo.
traiettoria per il momento solo curve lo lascio, trasmissione semiautomatico per il momento lo lascio e freni congiunti qui non so, io per il momento ragazzi lo lascio attivo, poi dopo andrò mano a mano a togliere gli aiuti. Ok, andiamo avanti. Ok, fatemi vedere qui. Ok, prossimo weekend, email, andiamo a vedere l'email, abilità pilota, punti, campionato, ok. Notizie, calendario, classifiche, la mia carriera personalizza pilota, sono le voci all'interno di questo nuovo menu. Direi di passare subito al prossimo weekend e di iniziare, quindi andiamo alle qualifiche. Buongiorno, buongiorno da RS. C'è già un gran movimento all'interno del box e tra pochi minuti la direzione gara aprirà il tradizionale turno di qualifica. Le previsioni meteo confermano quello che voi stessi potete vedere, e cioè che il tempo è decisamente buono e lo sarà per tutto il resto della giornata. Ok ragazzi, eccoci qui, stiamo entrando nel nostro box, la seggiolina che ci aspetta. Ok, andiamo nel menu, scendiamo in pista, assetto moto, risultati weekend, gestione weekend, opzioni regolamento e poi le altre opzioni. Io direi di scendere in pista e vedere cosa riusciamo a fare intanto con la moto così, poi magari vado a vedere un assetto, se riesco a modificare qualcosa in base al a quello che mi dice la moto, per modo di dire, ovviamente. Chiude qui il turno di qualifica per l'assegnazione della pole. I risultati che vedete in questo momento non solo ci mostrano la composizione della griglia di partenza, ma ci danno anche un'idea di quelli che saranno i valori in pista nella gara di domani. Ok ragazzi, eccoci qui, siamo nella classifica, quindi della qualifica. Sono riuscito a strappare un quarto posto, non facilissimo comunque. Inizia a prenderci un pochettino la mano, un quarto posto non è male, e direi di andare avanti, quindi procedere con la gara e vedere cosa riusciamo a combinare in gara. Ci spostiamo con le telecamere sulla griglia di partenza, dove tutto ormai sembra pronto. È sempre difficile fare pronostici per una gara come questa, ma i piloti inquadrati in questo momento sembrano decisamente i favoriti. Mancano pochi istanti all'inizio del Gran Premio di Spagna e i piloti sanno che sarà fondamentale affrontare al meglio la prima curva. Si va ragazzi, quindi Rookie's Cup. Attenzione, giù in carena e via si parte. Partiamo subito dalla quarta posizione, che non è male, non è male. Pensavo di far peggio sinceramente nei primi giri di qualifica. E ci è andata abbastanza bene, ora saliamo subito al primo posto, occhio qui, curva stretta, la prendiamo un po' larga. Ok, riusciamo a stare davanti. Già una sorpresa per me stare davanti qui, attenzione, qui andiamo larghi. Passa Onku. Arrivata Tai anche dietro di noi. Cerchiamo di ripassare subito Onku per stare davanti. Attenzione, frenatona, staccatone, andiamo a prenderci la corda qui. Curva lenta, lentissima. Onku passa di nuovo. Ok, ci tiriamo su. Non una buona traiettoria quella che abbiamo preso. Qui siamo leggermente più larghi di Onku. Infatti ci stacca un attimino. Occhio qui. Ci avviciniamo di nuovo. Però rimaniamo in seconda posizione. Ho detto, riesco ad usare male la levetta analogica, non so perché, quindi ho qualche problemino di questo tipo, ma sto cercando di migliorarmi nella sensibilità.
Sono sempre dietro a un Q. Secondo posto per noi per il momento. Occhio alla frenata. Ci infiliamo all'interno. C'è sorpasso. Due giri di tre al momento. Questo è il secondo giro. Attenzione. Andiamo a chiudere qui questa curva stretta. Qui abbastanza bene. Qui larghi, infatti Onku passa di nuovo. Proviamo a metterci in scia, vedere la staccata successiva, se riusciamo a far qualcosa di buono. Attenzione, andiamo a chiudere troppo. E andiamo larghi, perdiamo di nuovo la posizione. Va bene. Esce più forte Onku qui. E vedete che ondeggio, quindi un po' di difficoltà c'è nel rimanere su, nel rimanere attaccati a Onku. Ok, devo capire un pochettino anche qua i circuiti. Qua usciamo forte. Buona qua la nostra staccata, ci riavviciniamo a un Q. Però sarà dura riuscire a recuperare la posizione. Intanto finisce il secondo giro, inizia il terzo e ultimo di questa gara della Rookies Cup. Andiamo in frenatona, andiamo all'interno, ci tocchiamo con un Q che resta davanti e ci riprova all'interno. Qua pulito sorpasso, però l'incrocio. Passa di nuovo lui. Qua ci vuole un giro a bomba per riuscire a passare. Soprattutto per non far passare chi c'è dietro. Carrasco che ci prova. Ci riavviciniamo in questa staccata, attenzione. Ok. Non riesco a riprenderlo, ci provo ma non ci riesco. Andiamo un pelo larghi, attenzione a non perdere altre posizioni. Kano, Onku. Al momento se ne sta andando là davanti. Occhio qui, Tatai si infila. Ci frega la seconda posizione al momento. Proviamo a lottare per tenercela. Siamo di nuovo davanti. E almeno la seconda posizione ce la teniamo. Ce la portiamo a casa in questa Rookies Cup. Eccoli qua i punteggi che abbiamo preso da questa gara. Siamo saliti qualche livello al quarto. I protagonisti di questa emozionante corsa stanno completando il giro di rientro. Sfruttiamo questi momenti per vedere insieme la classifica finale. Infatti Kan Onku è andato veramente bene, bene anche io pensavo di andare peggio ragazzi sinceramente, quindi buono così. Adesso vediamo, andiamo avanti, vediamo cosa ci aspetta dopo. Ok, questo qui quindi è il campionato piloti, ovviamente 25 punti per Onku e noi a 20 punti con KTM. La reputazione sale, quindi salgono anche i vari livelli, quindi posizione in sella, gestione del freno, angolo di piega, insomma stiamo migliorando, quindi spero e penso che queste cose qua incidano veramente anche sulla sensibilità e sulle movenze anche in pista del nostro pilota,
spero di non essere solo io negato. Certamente meritatissimo. Ok ragazzi, quindi eccoci qui di nuovo nel menu. Bene bene, è iniziata bene, non pensavo che potesse iniziare così l'avventura con MotoGP 18. Ditemi la vostra nei commenti come sempre, e niente ragazzi, ci vediamo alla prossima, vi aspetto qui come sempre. Ciao ciao dal Dejo.